Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Alfonso Signorini, nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello VIP 7, che è andata in onda poche ore fa, ha letteralmente polverizzato l'ex concorrente del reality show che ha partecipato all'edizione dello scorso anno e che è tornato temporaneamente nella casa. Scopriamo che cosa è successo. Il conduttore di Canale 5, dopo aver visto il video incriminato, ha commentato il comportamento del vippone con parole molto forti. Alfonso Signorini non si è trattenuto e dopo le immagini, mandate in onda nel corso del terzo appuntamento, del Grande Fratello VIP 7 ha dato all'ex geffino del Viscidone e si è schierato dalla parte del giornalista. Ecco che cos'è accaduto. Alfonso Signorini, l'ex concorrente fatto a pezzi. Come forse avrete saputo, se vi è capitato di seguire il Grande Fratello VIP 7 nei giorni scorsi, uno dei nuovi concorrenti della casa più spiata d'Italia ha criticato molto uno degli ex concorrenti del TV show, condotto da Alfonso Signorini. Si tratta del famoso giornalista, mezzo busto del TG1 Attilio Romita, il quale ha attaccato il mago Giucas Casella, che lo scorso anno ha vissuto tanti mesi nel loft di Cinecittà e che ha stretto amicizia con tutti i vipponi. In particolare, in un'occasione legata a un momento goliardico il vippone del GF VIP 7 si è trovato a fare la doccia con la principessa Selassie e con Delia Durana. A suo avviso il vippone del GF VIP 6 in quel momento sarebbe stato protagonista di una scena di dubbio gusto, imbarazzante anche solo da rivedere. Ecco che cosa ha detto: faceva la doccia con due ragazze che gli si scurno addosso. E lui che allungava le mani su queste due ragazze. Ma la cosa è andata avanti per un quarto d'ora. Guarda, è stata una cosa molto viscida e brutta. Per questo motivo Giucas Casella nella puntata del 26 settembre è entrato nella casa per incontrare Romita. A quel punto, gli autori hanno mandato in onda la clip oggetto del misfatto, ovvero la commentatissima scena della doccia, che tanto è stata criticata. Dopo però è successo l'impensabile. Il giudizio insindacabile del conduttore. Alfonso Signorini sembrava voler fare da paciere tra Romita e Casella. Così, dopo aver preso le parti di Giucas e aver detto a tutto il pubblico che il celebre mago non aveva neppure sfiorato le due vippone, uno zoom in sulle mani del prestigiatore ha ribaltato la situazione. Il conduttore si è reso conto che un minimo contatto, seppur scherzoso, c'è stato e così ha concluso la diatriba con "sei un viscidone, ha ragione Romita". Alla fine, come suggerito da Alfonso che ha detto "ora fate pace e vogliatevi bene", i due vipponi si sono riappacificati, accompagnati dalle risate e dagli applausi del pubblico e degli altri coinquilini, divertiti dalla lite. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.